capo fa un casino. Ma che ne so, una grossa. Ma che è successo? Ma che ne so. Mi lascio indemoniato. Indemoniato. Che è successo? Irina! Beh, Irina! Che vi piglia? Che vi piglia? Vi piglia che le sue belle idee, caro signorino! Piano! Non te la ragione, oh! Non sento ragione! Lei che mi dice piano piano, ma perché mi avete preso? Per una povera mendicanta? Ma secondo voi io dovrei far da mangiare in una cucina di plastica e con una lampadina rossa al posto del fornello? No, no, non dico questo. Soltanto che ci vuole un po' di spirito d'adattamento. Ci vuole. Spirito di adattamento? Ci vuole ma un bel coraggio a proporre a una famiglia rispettabile un alloggio come questo. Io non ho mai visto niente di simile, neanche nelle case moderne. Se state mi facendo uno scherzo, sappiate che io non tollero scherzi. No. Oggigiorno non tollera scherzi più nessuno! Non è uno scherzo. Irina, non è uno scherzo, è soltanto un ripiego. Altro che ripiego, ma una cucina di plastica! Va! Non la trattiamo male quella cucina, perché in quella cucina ci hanno lavorato le più grandi attrici contemporanee. La Gravinca ci ha fatto salsa piccante e la Balcaina ci ha fatto amore tra i fornelli. Oh, se serviva loro per farci all'amore. Ma hai detto no, non è possibile. E siccome io all'amore lo faccio a tempo e a modo e non di certo tra i fornelli, avete poco da fare, Irina. Avete poco da fare, calmatevi. Prendete, vi ho portato della roba con la quale mettere insieme un pranzetto freddo. Andrà benissimo. Sì, lo so. Pasticcini, panini ripieni. Ma ci vuole ben altro qui! Ma no! Ma sì! Ma lo vuole insegnare a me? E poi non c'è soltanto la cucina e la camera dove la mettiamo. Ho chiesto della mia stanza. Ma qui non ci sono stanze, ci sono solo paraventi. E mi hanno portato dietro a un paravento che rappresenta degli alberi coperti di neve. Ma si immagina che cielo! Ma se ci sta riscaldamento! Ma io parlo dell'impressione! Ma quale impressione? Sotto quel bosco di alberi con la neve ci hanno danzato le ballerine di Varsavia completamente nude. Io per in camera da letto ci vado solamente per dormire e non di certo per danzare completamente nuda. E il letto poi dove lo mette? Appena mi ci sono seduta, si è spezzato in due e non esagero mica, sa? Mezzo di qua, mezzo di là e io giù per terra! Ma scusate, quello è un letto di scena che ha fatto il nostro attrezzista per le sfortune del signor Fortunato, le disavventure. È una farsa molto molto divertente. Quello, quando il grosso Popocci si metteva a sedere sopra il letto, quello il letto si spaccava in due e tutta la platea e il pubblico si scalasciava dalle risate. Ecco, e siccome io non voglio far ridere nessuno, lì non ci dormo. Vado da e loro dovranno scegliere o questa baracca inabitabile o me, e questa baracca sa chi l'ha inventata? Lei, caro signorino! Inventata da me? Ma cara, ma mai in mancanza d'altro? È già molto che sei riuscito a mettere in piedi tutta questa. Sono cose che non mi riguardano e qui non ci resto. I padroni sceglieranno o me. I padroni vi metteranno alla porta. Vedremo. Tanto più che di voi ne hanno fin sopra i capelli. Di me? Sì, di voi, me lo dicevano anche poco fa. Vi sopportano solo perché in questo paese, oltre che a non trovare più abitazioni, non si trovano più donne di servizio. Altrimenti vi avrebbero già mandata via da un pezzo. Ah, quindi non sono soddisfatti di me? No, davvero. Trovano detestabile il vostro carattere e pessimo il vostro modo di servire. In quanto alla cucina, li disgusta semplicemente. Insomma, non vedono l'ora di liberarsi di voi. Quando è così, sappiano che
Ci sono ben 100 famiglie che me richiedono e posso andarmene in qualsiasi momento e in qualsiasi momento accomodarmi, se voglio, in un posto molto, ma molto migliore di questo. E allora accomodatevi. Di sicuro che mi accomodo e anche senza indugio. Le valigie dei signori sono già lì. Genitori della sua cara fiamma. E soprattutto mi saluti questo bel appartamento di carta fresca! La famiglia della mia ragazza è qui che arriva e lei si mette a fare la matta, se poi spiffera anche tutto sulla storia del letto e quella della cucina. Addio ai miei meriti per un alloggio trovato in modo così brillante e straordinario. Se ci sono dei difetti salteranno fuori in seguito, ma per il momento dovrebbero ricevere una gradevole impressione. Questo salotto è carino e la terrazza. E cosa volete che ci metto come fondale della terrazza? Un bosco? Perbacco! Altro che fondale! Dobbiamo rimpiazzare la cameriera! Irina mi avrebbe rovinato con la sua petulante presenza, ma anche la sua assenza li metterà terribilmente di cattivo umore. Non sono né così poveri né così ricchi da sapersi adattare. Come facciamo? Amico mio, non avete idea? No, io il cameriere non l'ho mai tenuto, però mi fate venire in mente che alcune compagnie di passaggio qui che venivano a recitare chiamavano sempre un'attricetta qua, che è bravissima a fare la cameriera. Non potrebbe? Ma beh, penso di sì, cioè, niente di più di una filodrammatica, però tiene il fuoco sacra lì, insomma, dentro. Niente di meglio, deve fare anche la cucina. Allora è ideale, perché quella è abituata al palcoscenico. Perfetto, quello che ci vuole, bisogna chiamarla subito. Che no? No, no, scusa, quello è il telefono di scena, non funziona. Telefono io col telefono di servizio qua dietro, quello che si usa per i pompieri. Un attimo, non va, però la mettiamo. E come la mettiamo?
luci in alto, in basso e anche laterali che si azionano con questa cosa qua che sta dietro la quinta. Non lo so, ecco, vedete? Oppure di qua o di là, Va vedo, bene? Vedo, vedo. Va bene. Ah, vi dicevo, che carattere tiene? Tra l'altro, scusate, ci sta anche il bottone, quello che chiude il sipario, quello che fa partire la musica e poi quello lì che accende le luci nella platea. Molto comodo. Ecco, vi volevo chiedervi, ma che carattere tiene la gioia del vostro cuore, la madre della gioia del vostro cuore, un carattere di pace? Sì, pace. E lo volete attenuare, perché il verde, ci possiamo mettere un bel verde, perché il verde attenua i caratteri forti, calma i nervi, sta, vedete un po'. Buona idea! E o padre, il padre, che carattere tiene? È un uomo freddo, non si commuove mai. Materialista, calcolatore, positivo, come dice lui. E allora va acceso e la accendiamo perché con il colore rosso è... vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. E per la gioia del vostro cuore, un bel colore rosa. Dall'alto. Dall'alto, come una pioggia di petali di rosa. Sì, di rosa. Ecco. Va bene? Questa è lei. Tenete, vada a aprire la porta. Deve essere la signorina. Una, Oh, prego, colami. Ecco. Il regista o l'elettricista? No, il regista. Come vi dicevo, ci starebbe una parte per voi di cameriera bocca, In un dramma? No, in una famiglia borghese piuttosto agiata che si trova momentaneamente sprovvista di una persona di servizio. E quando si recita? Tra 5 minuti. Tra 5 minuti? Ma senza prove? Senza prove. E dov'è la mia parte? Non c'è, signorina. Si tratta di fare... improvvisare, in teatro, improvvisazione teatrale. Ma senza suggeritore? Senza suggeritore. Ma no, è impossibile, io non... Lei è al fuoco sacro! Per l'amor di Dio, non mi crei difficoltà, non mi abbandono! Non abbandono mai nessuno, io. Sono gli altri che... Vabbè, basta, mi proverò. Ma certo voi registi ne avete delle belle, ogni giorno una nuova. Siamo d'accordo? Un momento. Spieghiamoci chiaro. Improvvisare io non so e non posso. Però ho tutto un repertorio di battute, non so, di ariette. Non so, metterò la bocca a quelle che mi vengono, almeno peggio. Però voi non vi arrabbiate, Ma no, ma si figuri, io ho altro per la testa. Non succederà. Vado a cambiarmi. Brava. Venite, per di qua. Ah, oh, guardi, ho portato qui della roba per un pranzetto freddo, lo porti via. Bene. La cameriera c'è, l'ambiente pure. Bisogna alzare le luci per rallegrare l'ambiente. Mischiate un po' di giallo con il bianco che giusto. Serve a lui. Mischiare, prego, prego. Ma questa volta. La platea! Bisogna che non se ne accorgano. Non credo sia piacevole recitare in piazza così davanti a tutti. Meno male che il custode ha saputo camuffare abbastanza bene. A tempo! Ecco i suoi economi! Non sono passati dai giardini dei camerini, stanno venendo qua da fuori. E ora come faccio? Un momento, voi andate a raccoglierli, io creo un diversivo di luci e suoni, che voi fate in modo
che loro guardino sempre solo il palcoscenico, va bene? Poi dopo, una volta che stanno qua sopra la quarta parete, non si vede più, va bene? Sì. Eh? Sì, va bene. Allora io sto qua, aspetto. Quando loro mi hanno detto di essere rimasti senza alloggio, ho subito pensato al teatro, a cui forse nessuno aveva ancora creduto. Difatti era libero. È strano perché tutta la città è corsa in folla per anni, ogni sera, qui a guardare nuovi spettacoli con nuovi allestimenti, nuovi appartamenti. A nessuno è mai venuto in mente di prenderlo in affitto. Eppure è un bel locale e si presta a qualsiasi capriccio dei suoi abitatori. Può cambiare aspetto ogni 5 minuti, è libero per ogni esperimento. Insomma, è un locale adatto per la gioventù di oggi, per il popolo di oggi, ecco, come vi devo dire. Faccio un esempio. Voi avete questo salotto 900, vi piace? Ha notato? C'è anche il mare. Mi va! Ecco, vedete che domani non vi andasse più. Qui
ci possiamo mettere un salone rinascimento, oppure una camera da letto stile Luigi XIV, oppure una veranda imperiale, oppure una piccola casetta giapponese di quelle con le pareti trasparenti color dell'aurora. Che so! Certo, una bella comodità. Ma è anche una grande complicazione. Una povera padrona di casa la mattina, oltre a pensare al pranzo e alla cena, deve pensare anche allo stile delle stanze. A proposito, vogliono vedere le loro stanze? Oh, senza dubbio. Andiamo, cara? Vai, vai. Io non mi muovo di qui. Mi sento tutta reumatizzata. Vengo io. Prego. Dove sono le camere? Da questa parte, prego, prego. Sono particolarmente interessato al mio letto. Prego, prego, dove? Non è mica di quelli che si dividono in due. Oh, questa è la camera della signora delle camelie. Signora Clotilde? Ha notato la terrazza? Non sono mica cieca, l'ho vista. Ha notato? Abbiamo anche la montagna. So che le piace tanto. Non quando ho i reumi. Ma che fa? Nulla, aggiusto l'illuminazione. Allora, la tua camera. È una meraviglia, ma... Cos'hai? Amore mio, cos'hai? Mi ami. Ti adoro. Dei tristi presentimenti. Ma tesoro mio, non devi averne. È una cosa che scoraggia. E invece, aspetta. Ma che cosa fa ancora? La vuole smettere con questa illuminazione a scatti? E poi si continua a girare dietro di me le spalle, mi dà i nervi in un modo, guardi che... Oh, che bello! Sembrate in una sera dell'orto botanico. Le camere mi piacciono. Bizzarre, ma... piacevoli. Oh, prego, prego, ascolta. Le sedute, però, preferisco quelle passate di moda. Come volete voi. Prego. Cosa? Ah, finalmente! Non ne potevo più delle camere d'albergo. Maledetto albergo! Non si è mai soli, mai soli! Mai che si possa fare il proprio comodo! Mai che si possa avere la piacevolissima sensazione di potersi mettere un poco in libertà. Oh. Evviva la casa! Anche una casa strana come questa. Ma chi va a dormire più ore stranezze? Ciò che non si capisce? È bello, ecco tutto! Perché tanta gente trova tutto bello nella vita? Sono felice di averle reso una gioia così grande. E non avete visto tutto? Di là c'è anche la cucina. Già, avevamo perso anche quella. E con quella i miei pranzetti familiari. Poi sì. A proposito, dov'è Irina? Ma doveva venire qui prima di noi. Scommetto, non è ancora arrivata. Sì, è arrivata, ma poi è andata via. Andata via? Ha trovato un impiego migliore e si è licenziata. Ma questa poi? Ecco. Siamo di nuovo nei pasticci. Abbiamo trovato la casa e abbiamo preso la serva. Oddio mio! Ma no, calmatevi, ho già trovato un rimpiazzo. E con chi? Con una disoccupata qualsiasi che... No, una vera cameriera, anzi, la vado a chiamare. Prego, la cameriera! Prego, la cameriera! No, ho chiamato a fare lo stesso. Siete di scena. I vostri nuovi padroni. Mica male, però. Guardate, olio! Volevo dire, lei che cosa sa fare? Oh,
Dio, signore, ah, oso dire che me la cavo abbastanza bene, sa, sia nel comico che nel drammatico. E poi ho anche un po' di voce e canticchio, sa. E se poi dovessi mettermi in abito da sera? Non ci sarà bisogno di mettere alcun abito da sera. Bisognerà invece fare un po' di tutto. Non è vero, signore? Sì, fare un po' di tutto, ma non cantare. Perché la musica mi fa venire l'emicrania. Come vi chiamate? Mia. 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 Mia non è un nome. Ma è il diminutivo del mio nome. E qual è il vostro nome? Eudossia. Oh, bella. E com'è che da Eudossia? Come si arriva a Mia? Oh, ma è semplicissimo. Tutti i miei amici mi hanno sempre chiamata Eudossia Mia. Io mi chiamerò Eudossia e basta. Non sopporto i nomignoli. A proposito, anche lei farà il piacere di non chiamare più mia figlia Ami. Non vorrà mica obbligarmi a chiamarla Minta. Aminta è un errore. Aminta è un nome maschile, mentre sua figlia... Tanto varrebbe chiamarla Ugo. Ma non diciamo sciocchezze! Oh, mamma, e poi Amia è più elegante e si abita ridicolo. Certi nomi oggi fanno ridere. Tuo padre mi ha sempre chiamato Clotilde e io l'ho sempre chiamato Anatolio. Non abbiamo mai fatto ridere nessuno. Perché nessuno era lì ad ascoltarvi. Altrimenti... Andiamo sodo. Mia Eudossia. Anatolio! Vorrei il tuo di ridere in scena. Comandi, signor barone. Perché baroni poi? Dopotutto, sentite, sarebbe possibile fare un piccolo spuntino subito? Sì, sì. Di là abbiamo tutto quello che occorre per preparare un ottimo spuntino. Sì, sì. Di là. Sì, sì. Oh, certo. Oh, il signore stia certo che è tutto pronto e sarà tutto pronto e perfetto. Non trascurerò niente per far piacere al signore stia. Io sono stato tranquillo. Ho sempre fatto trovare un... Eccoci nella nostra dolce, cara, impagabile intimità domestica. Che ne dici, vecchia? Dico che forse starei un po' meglio se mi togliesse le scarpe. Sì. Ecco. E tu vai a prendermi quel cuscino là e mettimelo sotto i piedi. Non ho nessuna intenzione di buttare all'aria i miei bauli per cercare le pantofole. Eppure mi piace questa luce multicolore. Diverte la vista e serve di distrazione. Quanto a lei, giovanotto? Eccomi. Noi dobbiamo ringraziarla. È grazie a lei che siamo sotto un tetto e dinanzi a un desco. Signore Anatolio, lei non può davvero capire quanto mi consoli e quanto mi dia coraggio questa sua benevolenza. Caro papà, quanto sei buono! No, non sono buono. Sono una persona educata. E se qualcuno mi fa dei riguardi, lo ringrazio. Capisco, ma io vedo le cose in modo diverso. Ed è per questo che vorrei parlarle molto seriamente. Anch'io devo parlarle molto seriamente. E in tal caso... Non ci ho presa. Oh, che bello! Una ragosta! Una ragosta! Ma come una ragosta? Finta! Il contorno è vero. I signori comandano altro. Non hanno che da battere le mani. Io accorrerò immediatamente. Una ragosta finta. Che idea! Non c'è mica male, però. È fatta così bene. E stuzzica la...
Gradita. Ah, sì, gradita. 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 Ma che razza di gatto. Dunque, signora Latolio, noi dovevamo parlare. È vero. Parliamo allora. Io vorrei, signora Bere. Ecco. Che c'è da ridere? Niente. È che in fatto di nomi il signor Abele non ha proprio nulla da invidiare a nessuno. Io lo chiamo Bebè. E c'entri tu? Tutto questo non c'entra. Diciamo che non vorrei essere costretto proprio oggi a dover dire delle verità che potrebbero sembrarle molto aspre. Costretto? In che modo? Ma non so, lei per esempio ama mia figlia e in questo non c'è niente di male. Vorrebbe sposarla. Anche in questo nessuno potrebbe trovare qualcosa di offensivo nei nostri confronti. E allora? Detta però che voglia chiederci ufficialmente di acconsentire al vagheggiato matrimonio e che voglia fissare una data per le nozze. È proprio quello che stavo per chiederle. Ecco, ma siccome però lei non l'ha fatto, accetti un consiglio. Non me lo chieda. Perché dovrei mettere fuori quelle verità che ho detto? È proprio oggi che ho sternato la vostra gratitudine. Dia retta a me. Desista. Ma no! Non posso! Io devo sapere finalmente qualcosa di concreto. Di concreto? Ma ti figuri, è il mio forte! Lei non ha un soldo. È figlio della vedova di un eroe, il quale, come sogliono fare gli eroi, non gli ha lasciato un soldo. Inoltre, non ho nessuna prospettiva di guadagni futuri. Esatto. Sfido, ho appena cominciato. Ma io sono un galantuomo. E con questo? Come con questo? Con questo in avvenire. Ah, lasci stare l'avvenire, che è sempre una speranza e spesso una delusione. Io parlo dell'oggi. Cosa ad offrire oggi un galantuomo come lei in fatto di garanzie serie? Niente, glielo dico io, niente. Assolutamente niente. È falso! È falso! Io ho tutto il mio amore, tutta la mia giovinezza, tutta la mia volontà di lavoro, tutta la mia onestà, tutta la mia rettitudine! Oh, bella roba per farci una posizione! Le solite bellissime parole da sciorinare un pubblico per suscitare l'applauso! Ah, già, me l'avevano detto che lei c'ha tendenza a fare in tribuno! Oltretutto, prende tempo dietro alla politica! Guardi che io sono un puro, sa? Ed è proprio per questo che dico che lei perde tempo, come lo perde a studiare e a scrivere cose di cui nessuno si occupa e a far la corte alla figlia. Già, perché io non permetterò mai che un galantuomo come lei, nelle sue condizioni, sposi mia figlia. Delle quali la poverina piange fin d'ora. Ma io mi darò d'attorno, cercherò, mi sforzerò di accelerare la mia carriera. Accelerare la carriera se non ha neanche trovato un posto di lavoro. E poi, senta, lei non mi è diversa. No, no, è troppo, come dire, troppo idealista, troppo fantasioso e nello stesso tempo troppo scrupoloso. Dai, via, via, ci vuole altro. Andiamo, andiamo, siamo pratici, siamo positivi e soprattutto consideriamo le cose frettamente. Questa? Ma è tutta la mattina che si diverte a giocare con le luci così. Oh, bel modo di dimostrare la propria serietà. Ma sia buono, non si arrabbi. Questa non è serietà. Questa è regia ed è per farle osservare che al mondo non esistono soltanto i freddi calcoli e la gelida ragione. Ci sono anche i valori morali, le forze dello spirito, le portentose energie della fede. Perché non metterle al mio servizio? Perché chi ripone le proprie speranze nella fede finisce per chiedere la carità. Creda, con i mezzi che dice lei non si mette su casa e non si aiuta nessuno. Oggigiorno tutti hanno bisogno d'aiuto. E tu
bisogno di un valido appoggio. E dove vuole che lo trovi, se non nel matrimonio di mia figlia? Ah, è così. Dunque c'è già qualcuno che deve sostituirmi. Non già nel cuore di quella disgraziata fanciulla, ma nel basso servizio dei vostri sporchi interessi di famiglia. Guarda come parli, sa? Io non ho detto nulla che possa far credere. Sì, sì! È proprio come dice lui! È vero! E io so anche chi è il vecchio malottino che mi volete affibbiare! Ah! È il consigliere! Lo so! Ah! E so che è lui! Lui ha promesso di adoperare la sua influenza per... Ma zitta tu! Ma come? Il consigliere? Quello è un vecchio! Ma un anno e mezzo meno di me, non è poco così vecchio! Chi le dà il diritto di sindacare su quello che pensiamo, sogniamo, facciamo nel sacrario della nostra famiglia? Sono io che gliel'ho procurato il suo sacrario. No, ma per questo l'abbiamo già ringraziata. Che cosa vuole di più? Partita chiusa, giovanotto, completamente chiusa. Quando è così, mi scusino, ma è meglio osservare le cose sotto una luce diversa. Ancora? Semplicemente acceso la platea. La platea? Beh, non avete preso alloggio in un palcoscenico? Eh? Davanti a ogni palcoscenico c'è la platea, la quale è a disposizione del pubblico, già che voi non avete preso in affitto anche questa. Il pubblico? Non c'è niente tra noi e... Ma che cosa vuole che ci sia? Il loro salotto è una scena, manca quindi della quarta parete. Allora, io... Oh, volete che vi metto una musichetta, eh? Direi di andare via subito! Anch'io.
su, senza vergogna. Ma di più, di più. Noi potremmo anche riprendere a parlare, non è vero? Eh sì, certo, come no, per me. Dicevo che potremmo anche discorrere dei nostri affari. Che faccio? Prendo qualcosa anch'io? Prego! Posso? No, prenda queste tartine che sono farcite deliziosamente! Oh, il suo permesso? Prenda, prenda! Grazie, grazie! Prego, non c'è di che. Chi, cosa desidera, eccellenza? Porti un piatto al signor Marchese. Che ci fa l'onore di mangiare un boccone con noi! Vada, vada pure, questo! Ogni un sacchetto nativo io ancora torno, ma lei mi comandi e subito signor la servirò. Tra la la la. Perché in così lieve condizioni di spirito lei mi sconsigliasse di rivolgerle una domanda che mi sta molto a cuore. Io? Io la sconsigliai? Perché? Avrà capito male. Oh! Ecco il dolce. Ah, sono arrivati a proposito. Io intendevo solo sottoporle quelle difficoltà che molti, troppi padri metterebbero innanzi se un giovane come lei chiedesse loro quello che pensavo volesse chiedere a me. Ma noi ci vantiamo. Servito. Dunque, loro si vantano? No, diceva... Noi ci battiamo. Di cosa? Di non avere preconcetti di eti e stati. È tant'è vero che non abbiamo proibito a nostra figlia Amit. A nostra figlia Amit, di accettare le gentilezze e la corte di un giovane come lei. Non è vero, non è vero, Clo. Queste tartine sono squisite. Ecco. Eccezionale il pranzetto freddo che ha preparato la cameriera, non è vero? Sì. Amica mia, chiusati la chioma, è un zinzino stroffata. Oh, sta lo sgombero. Scusa, scusi. Lei parlava dell'amore che prova verso sua figlia un uomo come me, un uomo senza un soldo, che non ha ereditato un soldo. Ma che figlio di un eroe! Ah, quale migliore discendenza che un padre eroe! E poi lei è un galantuomo e ha voglia di lavorare. Lei fa la strada, glielo dico io, molta strada. La signora è nuovamente servita. Oh, brava, ne ha portate degli altri. Brava. Sono dolci. Caro,
Sì, lo desidero. Amando sua figlia appassionatamente e ben sicuro di lei, io voglio sapere se davvero dobbiamo sacrificare il nostro amore per l'interesse della vostra... Sì, ma non lo pensi neppure. Vuole che accetti il sacrificio della mia creatura. No, non lo permetteremo mai. Anche se fosse rappresentato da un uomo ricco, autorevole, che vi sarebbe sicuramente di aiuto, se amico. Il consigliere! Oh, ripensa alla favola del consigliere! Ma via, un vecchione! Ho soffio un sacco di me! A guardare a nascondersi con i suoi indegni traffici! Enrico, oh, la ricchezza di un uomo si misura con la sua gioventù e integrità. Io sono giovane e illibato. Dunque, altissimo. Quindi lei non può rifiutarmi la mano di Anita. No, non posso rifiutarla. Io non sono un poltrone. Mi prodigo per gli altri, per la mia patria disinteressatamente. Lo so, sappiamo. Lei è un puro, grazie a Dio. Dunque, debbono aver fede in me. Per carità, si capisce. La vostra speranza è la nostra fede. E poiché voi non siete usi a obbedire a bassi calcoli, sozzi di spregevole opportunismo, mi permetterete di coronare senza indugio il più bel sogno della mia vita. 3 mesi le nozze! Voi avete un animo generoso. Sì, che traspare dai vostri volti commossi. Ed io sono felice di restare qui, in mezzo a voi, come un figliolo. Venite. E la gente che vedrà la mia gioia e quella di Amì portata in trionfo dal nostro amore, applaudirà agli artefici di questo giocondo capolavoro. Brindiamo! Un brindisi! 3 mesi le nozze! Tra un mese faremo qui una festa meravigliosa! Una serata di gala tutta al nostro beneficio! Voi ne prendete impegno con me? E con la quarta parete. Non è vero? Sì. Sì? Sì? Sì, sì, sì. Ecco un bel gesto di quelli che tutti ammirano! Credo
Dio. Chi ti è apparsa sinora è rimasta nel camerino. Ma adesso qui cambia tutto. E cambio io. Io. Io sono una natura d'eccezione e di spasimo. Io sono... una sciocchina. Torna in te, amico. Torna in te. Non devi inventarti una parte da prima attrice solo perché sai che davanti a te ci sono loro. Bebè, credi davvero che... Ma certo, certo, te lo giuro, anima mia. Tu sei splendida, meravigliosa, dolce, così. È una parte che ti sta tanto bene, che amo io e che sono sicuro amano anche loro. La quarta parete c'è, e non c'è, ma se in luogo di giovarmi mi nuoce, lo sai che cosa faccio? Io la sopprimo. E chiudo il sipario. Di sipanista ne ho viste, di storie d'amore, di commedie, di personaggi bizzarri. Il sipario si apre e si chiude e la magia del palcoscenico avvolge tutti e tutti la ricorderanno in quell'istante. Poi c'è la trepidazione dell'attesa, le luci che si abbassano, i cuori che dietro le quinte battono più forte e il sipario che si apre. Ed ecco il palcoscenico. E voi, spettatori sulla quarta parete. Ma chi nella vita non è mai stato al di qua o al di là della quarta parete? E poi c'è l'incantesimo del teatro. Tutto scorre, la vita, le belle storie, i drammi, la comicità umana. E il teatro. Il teatro può cambiare la vita. La vita. E la vita... A pensarci bene, che cos'è se non una meravigliosa scena aperta? Godetevi la scena, godetevi la vita. Il sipario si apre con un vagito e si chiude con il ricordo, l'immortalità. Vivete la scena e se dalla quarta parete sentirete partire un applauso, e il sipario è chiuso, vedrete che quel sipario si riaprirà nei nostri cuori, per sempre.